Ancora ben ritrovati per una nuova puntata del Professionista Risponde. Siamo nuovamente in compagnia dell'avvocato Giuseppe Rapisarda, che saluto e ringrazio per la sua presenza e ovviamente insieme alla nostra Enrica Giuffrida all'angolo dei social, che come vi dicevo sempre costituisce il ponte tra voi, le vostre richieste, le vostre domande, le vostre curiosità e il nostro professionista. Ben trovata Enrica. Ciao Alessandra, bentrovata l'avvocato Rapisarda e i nostri Grazie. Grazie ad telespettatori. entrambi. Io come sempre vi ricordo i contatti dove potete continuare a scriverci, la mail redazione@futurapress.it, il numero WhatsApp il 320-693-8702 e poi vi ricordo che sui nostri social ci trovate come Futura Production, quindi ci trovate su Instagram, su Facebook, su YouTube, potete contattarci dove volete, noi vi risponderemo. Esattamente, siamo qui per questo, avvocato. Diamo subito voce attraverso Enrica alle domande dei nostri telespettatori. Enrica. Partiamo subito con la prima domanda che arriva dai nostri social. Avvocato, quando è obbligatoria la costituzione di un condominio? Forse devo dire quasi impopolare, nel senso che non, magari una persona, ecco, comune come me non se lo chiede. Sì, a volte capita perché soprattutto nei complessi di nuova Costituzione, a partire dalla legge di riforma del 2012 in vigore dal giugno dell'anno successivo, ovvero il 2013, quindi comunque da oltre 10 anni, il limite della obbligatorietà per la costituzione del condominio è asceso a unità immobiliari maggiori di 8, quindi in conseguenza fino a un certo numero, 5, 6, 7 unità immobiliari, non si ha obbligo di costituzione del condominio, ovviamente con tutto ciò che questo comporta in ordine all'adozione del criterio di riparto che nel condominio è obbligatoriamente quello delle tabelle millesimali. Anche se io do un suggerimento, quando abbiamo noi già 6-7 unità immobiliari, il fatto che non sia obbligatorio la costituzione del condominio non significa che non si possa costituire, perché poi vi sono delle spese che devono essere gestite e fatte Ripartite eseguite e anche, no? ripartite Quindi c'è anche un esattamente. beneficio nella E quindi Costituzione, un in qualche modo. amministratore serve una delibera con un piano di riparto che comunque in assenza delle tabelle millesimali sarà pro quota, serve anche rendere esecutiva e far applicare quella delibera da parte di un professionista incaricato. Quindi a meno che si tratti di 2-3 unità immobiliari, io consiglio sempre di costituirlo il condominio. Per quanto i latini dicevano che communio mater rixarum est, cioè noi abbiamo nel nostro DNA il concetto di poi di condominio fa o di proprio di comunione di beni fa rima con liti e questo fa la gioia di noi legali, scherzo, però è necessario per gli aspetti pratici che ho testé evidenziato. Enrica. Sì, rimaniamo ancora all'interno del condominio. Il nostro amico Daniele da Catania ci scrive: Salve, che succede se un'assemblea di condominio convocata viene disertata più di una volta? Grazie, avvocato. Ecco, questo devo dire, Una bella succede più domanda. frequentemente, una domanda, una curiosità più Succede che frequente. il nostro amico Daniele ha dei vicini, dei condomini proprietari che non sono particolarmente interessati alle vicende della fruizione dei servizi comuni. Questo è, soprattutto mi duole dirlo, è un problema che attanaglia dalle nostre parti, non a Catania, dico in generale, come mentalità diffusa e meridionale di coltivare il proprio prato verde e però lasciare scolorire in cultura tutto ciò che riguarda l'insieme, il noi più grandi che racchiude tant'io. Vengo poi alla risposta, perché questi sono casi, lo dico a chi ci ascolta da casa, che sono più ricorrenti di quanto si possa credere. E poi però la colpa Confermo, confermo. viene data all'amministratore del condominio che più di convocare non può, perché poi si dimentica la circostanza e riga che l'amministratore di condominio è l'esecutore della volontà condominiale. Se non c'è la volontà condominiale è paralizzato, anche il capo condomino, come viene chiamato dalle nostre parti. L'amministratore del condominio o il condomino più dirigente poi potrà chiedere al tribunale la nomina di un amministratore giudiziario con i pieni poteri, una sorta di commissario ad hoc che prescinda dalla volontà condominiale e mettere in esecuzione
tutte quelle volontà volte alla tutela, alla protezione, alla manutenzione dei beni e servizi comuni, alla loro fruizione in capo ai condomini. Non ci sono altre scappatoie. L'amministratore giudiziario, che significa la sconfitta della democrazia in un condominio, perché significa delegare non più alla volontà espressa comune, in maggioranza, certo, dei condomini, la nomina di un amministratore, ma chiedere, cioè ammettere la propria impotenza al tribunale, che in sede di volontaria giurisdizione darà i pieni poteri a un amministratore di nomina tribunalizia, che poi deciderà in base al suo insindacabile giudizio tutte le varie fasi che attengono alla vita del condominio. Benissimo, andiamo avanti, Enrica. Sì, abbiamo un'altra domanda che arriva dai nostri social. Come l'avvocato sa, parliamo di spese, questa è una domanda proprio su questo. La riparazione di un ascensore spetta al proprietario o all'inquilino? Una volta un inquilino mi disse, a proposito delle spese, no? Cucecca soldi, cerca estreme conseguenze. Insomma, cercare soldi in un condominio, soprattutto in questo periodo, è più complicato di quanto si possa considerare. Allora, bisogna vedere, e qui dovrà il nostro amico verificare che tipologia di intervento di manutenzione è tale da rendere di nuovo funzionante l'impianto comune dell'ascensore, perché se si tratta di una spesa che attiene proprio, faccio un esempio, alla sostituzione dei cavi o a sostituzione delle parti motorie, io non sono un tecnico ma vado a casistica, è una spesa del proprietario, perché rimane in sé per sé considerata e attiene alla struttura dell'impianto ascensore. Se invece è una il danno che ha subito l'impianto deriva da una manutenzione, quindi bisogna, è una spesa meramente di riparazione della fune, del quadro elettrico, e allora aspetterà l'inquilino. Ma tutto dipende da che tipologia di intervento vado a fare, cioè se il manutentore, il collaudatore sostituirà dei pezzi perché erano vetusti, e allora aspetta al proprietario. Se farà una riparazione e quei pezzi torneranno a funzionare, le parti che compongono il funzionamento, che rendono possibile il funzionamento dell'impianto comune, abbisognano soltanto di una riparazione, è una spesa ordinaria che spetterà all'inquilino. Grazie avvocato. Enrica. Benissimo, abbiamo il tempo ancora per qualche altra domanda. Cosimo da Enna ci scrive: avvocato, un condominio può convocare l'assemblea condominiale in luogo dell'amministratore? Sì, lo può fare in certi casi. È ovvio che questa domanda presuppone un inadempimento o un'omissione degli atti dovuti da parte dell'amministratore. Non è che l'amministratore ogni 5 minuti, anche perché le convocazioni si fanno con raccomandate, con ricevuto di ritorno, o adesso per chi ha le PEC attraverso, no, neanche per email, perché attraverso le mail, certo, le PEC, cioè attraverso la posta elettronica certificata. Anzi, io invito i condomini a dotarsi di PEC affinché le spese condominiali siano ammortizzate, tutto, no? E si snellisce un po' tutto rispetto, diciamo, al veicolo tradizionale, allo strumento tradizionale della raccomandata. Ciò premesso, il condomino da solo, soltanto in assenza dell'amministratore, può convocare l'assemblea ai sensi del primo comma dell'articolo 66. Se no, devono essere almeno due condomini che rappresentino un sesto, almeno un sesto del valore espresso in millesimi dell'edificio. Quindi, ripeto, due condomini che rappresentino almeno un sesto espresso in valori millesimali appunto delle proprietà dell'edificio, e possono chiedere all'amministratore di condominio di indire un'assemblea straordinaria con determinati punti specifici all'ordine del giorno. Se entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, che comunque in questo caso è via PEC, perché qualunque amministratore di condominio ha l'obbligo di avere la posta elettronica certificata e di comunicarla ai condomini, qualora quindi 10 giorni dal ricevimento di questa PEC l'amministratore non convochi, allora il nostro amico dovrà convocare tutti i proprietari che non hanno aderito alla richiesta appunto di convocazione straordinaria fatta originariamente all'amministratore, e si potrà
quindi deliberare in ordine ai punti che sono stati suggeriti e poi non adempiuti dall'amministratore del condominio. Ecco, avvocato, Enrica non me ne vorrà, così come sono tante le richieste, le domande che arrivano attraverso i nostri social, devo dire che tante volte ci fermano anche per strada e insomma ci chiedono di farci portavoce di alcune, di altre domande, di altre richieste. Qualche giorno fa un nostro telespettatore, io me lo sono appuntato proprio in previsione della puntata con lei, mi ha chiesto se devo fare causa al condominio per diciamo problemi di infiltrazioni. Devo necessariamente passare dalla mediazione obbligatoria oppure posso andare direttamente dal giudice? Intanto no, può andare dal giudice, no, non ci giro come il tuo collega Fragalà ogni tanto in un'altra trasmissione ci consiglia, concludo, vado dicendo no, non è obbligatoria per nulla la mediazione, ma la domanda poi sottende un mancato assorbimento dell'istituto della mediazione, che è un istituto deflattivo. Che altrove, non in Italia, ha funzionato bene e che da noi continua a zoppicare proprio per mentalità. Cioè, nel senso che viene vista come un'imposizione dell'avvocato, in realtà è un'imposizione del legislatore in tutta la materia condominiale ordinaria, mentre invece il problema delle infiltrazioni non è ordinario, ecco perché ho detto no, non ci si passa, ma è di natura cautelare, cioè di necessità e urgenza. Natura cautelare è un termine giuridico tradotto in dati empirici è la necessità e urgenza, e tutto ciò che è necessario e urgente non passa dalla mediazione. Ma generalmente la regolamentazione ordinaria della materia condominiale passa dalla condizione di procedibilità, deve osservare, in questo senso passa, dall'istituto della mediazione, che avrebbe un gran valore se tutti noi operatori convincessimo i clienti ad aderire alla funzione deflattiva, quindi non aspettare le lungaggini, i tempi del tribunale, e ad aderire con buonsenso a una soluzione pratica dei problemi senza aspettare in ultima istanza che sia il giudice nella contrapposizione a volte feroce tra le parti, feroce ovviamente tra virgolette in senso legale tra le parti, sia a decidere, poi magari lasci scontenti, si va in appello e voglio dire una questione la si trascina per anni e anni. In questo senso il consiglio è quello di aderire alla mediazione con un limite, che quando io ho infiltrazione di umidità non posso aspettare certamente È chiaro. E la come diceva lei, mediazione, se c'è devo rompere gli l'urgenza. indugi. Allora, quando soprattutto una perizia tecnica di base supporta la necessità e urgenza del problema, del motivo del problema lamentato che diventa ragione giuridica, allora si investe la questione attraverso quei ricorsi che appartengono alle famiglie, dei ricorsi d'urgenza, dei cautelari, in questo caso l'istituto è quello della denuncia di danno temuto in tribunale, si fa un ricorso che in tempi rapidi, attraverso poi una consulenza tecnica d'ufficio, viene, qualora i presupposti del nostro amico risultassero fondati anche alla verifica del consulente tecnico che invierà il magistrato, ci sarà un'ordinanza cautelare. Sono dei procedimenti che non durano a Catania, se il nostro amico è di Catania, non durano più di 2 o 3 mesi, e che quindi insomma sollecitamente le ragioni vengono evase. Avvocato, grazie. Devo Grazie a voi. dire, ci sono ancora, Enrica mi confermerà tante domande, tante curiosità, ma torneremo con lei e con i nostri telespettatori, presto per parlare anche poi di un altro argomento caldo, che è quello dei rumori all'interno del condominio. Sono Immagino. tante le curiosità, le richieste che sono giunte a noi attraverso i social. Intanto la ringrazio. La ringrazio sempre per il Grazie a suo voi. contributo, ringrazio la nostra Enrica Giuffrida per la sua preziosa Grazie. collaborazione, grazie a tutti voi che ci avete seguiti, arrivederci alla prossima puntata con il professionista risponde.